Bentornati al Caffè Amaranto, nuova puntata di A Tutto Campo per commentare questa giornata di Carrara e non solo, perché poi torneremo anche a dire due cose sulla questione societaria. Una giornata in cui, quando si dice che tutto deve andare storto, tutto quello che poteva andare storto è andato storto, perché l'Arezzo che incappa nella sconfitta, nel risultato più ampia del campionato, poteva sicuramente starci per quello che è stata la gara, poteva anche essere un vantaggio, diciamo, più cosicato per la Carrarese, che l'Arezzo, forse dal canto ha ragione, è una delle partite che comunque forse ha creato più di altre, ha avuto anche l'occasione del calcio di rigore parato dall'ex Borra, ma soprattutto poi gli altri risultati che sono stati tutti negativi. Seppur a fatica il Siena è riuscito a segnare quando la Lucchese è rimasta in 9, a conferma che questa Lucchese non si arrende mai. Poi c'è stato il Piacenza che ha vinto con un calcio di rigore nel finale, la vittoria risicata ma sempre in un campo pesante del Pisa in quel di Olbia, la vittoria netta della Pro Vercelli. L'unica squadra che non ha vinto è l'Entella, però era impegnata nella trasferta di Alessandria. E saluto Pierangelo Ceccherini, Museo Amaranto. Ciao Pierangelo. Ciao. Luca Magnanensi, mister. Buongiorno a voi. Mister, osservatore, freelance, dopo doveva dire delle cose, diciamo, puntualizzare, perché, ma partiamo da questa partita. L'altra settimana avevi carpito qualcosa di positivo, secondo te che cosa non è riuscito a fare l'Arezzo? L'Arezzo non ha fatto bene la fase difensiva, con molta semplicità, perché loro con due verticalizzazioni sono andati in porta. E come si dice nel gergo degli allenatori, il marco e copro non sono due amici, ma è una fase tattica da utilizzare. Invece spesso e volentieri, come più volte ti ho detto, noi non la facciamo in fase d'uscita, e ieri non l'abbiamo fatta nemmeno in fase di non possesso. E la pecca più grossa e il rammarico più grosso che può avere l'Arezzo nella partita di Carrara, anche perché le occasioni alla giornata dal canto le abbiamo create, è stato bravissimo il loro portiere in due occasioni, e anche Borra appena entrato nel rigore a neutralizzare possibile palle gol. Però io dico che non bisogna drammatizzare, l'Arezzo è una sorpresa assoluta, una sconfitta ci poteva stare, magari non così, però insomma credo che l'Arezzo stia facendo un campionato al di sopra di tutte le aspettative di qualsiasi tifoso, e non bisogna fare drammi né fare processi a nessuno, imboccarsi le maniche, gli addetti ai lavori e la squadra, e lavorare noi tifosi di fare Arezzo. Effettivamente l'ha riconosciuto anche dal canto, senza incolparla per forza, due comunque giocatori che hanno fatto un grande campionato fino a questo momento, mi riferisco a Pelagatti e Pinto, diciamo che l'Arezzo è stato imbucato in modo un po' strano, cioè così tanti spazi, no? Soprattutto per Biasci, che nel primo tempo è stato veramente travolgente. Sì, effettivamente è un qualcosa che non eravamo abituati a vedere. I due centrali hanno fatto un ottimo campionato, anche chi li ha sostituiti spesso è andato benissimo. Sì, i difensori hanno avuto una giornataccia, anche se c'è da dire che Pinto è un po' di giornate che è leggermente in calando, ma è un giovane, ha giocato tutto il campionato, insomma è andato anche al di là delle più rosee aspettative. Poi dalla primavera alla prima squadra, alle prime squadre, specialmente in Serie C, il passo è piuttosto lungo. Sono andati sempre abbastanza bene durante l'annata, e domenica effettivamente è stata anche un pochino sorprendente come subivano queste imbucate centrali. Per di più hanno fatto anche, oltre che i gol, hanno fatto anche due pali più o meno tutti sulla stessa azione, sullo stesso modo di prendere le occasioni. Ma io, mi sembra che l'ambiente abbia reagito anche abbastanza bene a questa sconfitta, e vediamo un po' nell'altra partitissima che abbiamo sabato con il Piacenza come ci comportiamo. All'andata fu, insomma, una vittoria importante anche nel cammino di mentalità, di consapevolezza di questa squadra. Ci si chiede, Luca, se è una dinamica che vediamo anche in Serie A, è una domanda che spesso viene fatta agli allenatori, anche quando certi singoli sono in difficoltà, no? Il tifoso si chiede sempre perché non cambiare, se c'hai soprattutto delle alternative, perché non, perché insomma, in difesa alternative ne avrebbe, ma è più importante tenere, cioè, la solidità del gruppo, di quelle certezze che tu hai dato, è più importante magari se un singolo sta meglio di un altro? L'allenatore deve essere coerente, quindi a inizio dell'anno vengono stilati dei programmi e logicamente l'ossatura di base ci deve essere,
È logico che durante il campionato ci sono molte variabili e come spesso ho detto gioca chi sta bene. Può essere una causa strana che gioca chi non è al 100% per varie motivazioni. Succede anche in Serie A che giocano con infiltrazioni, non è una novità. Però logicamente deve giocare chi sta bene. Però in un gruppo di professionisti, quindi non si sta parlando di dilettanti, ma di professionisti, grosso modo il livello di qualità dovrebbe essere quello, tolto quei due o tre elementi che magari hanno bisogno ancora di crescere, di crearsi e di formarsi. Quindi deve giocare solamente chi sta bene. L'allenatore in settimana ce l'ha in mano e sa scegliere dal mazzo quali sono i giocatori pronti. È logico, ci sono quei giocatori imprescindibili, ma che molte volte tenere a sedere fa giocare che è più fresco. Sentiamo Baldini e Dal Canto in conferenza stampa. È uno in cui si racchiude tutto quello che il calcio regala, le emozioni, il cuore, il cervello, una partita dominata, due gol, due pali, con una squadra che sembrava una squadra modesta, invece è stata una terza classifica, ancora perde pochissimo, con tempo la fantascienza, pressione assoluta, loro incapaci di giocare, poi un episodio, una decisione forse un po' anche eccessiva, l'espulsione, perché forse il fallo c'è, l'espulsione di una palla defilata, è una partita che ha venuto alla fine secondo me a fine. Passato il pericolo, grande cuore, terzo gol. Mi sembra che qui c'è tutto all'Arnese. Lotte, soffre, fa godere, fa sospirare, però insomma penso che oggi sia il confronto di un campionato che ci dimostra che quando ci siamo, come dici te, prima quando ci saremo. Ecco, questo è il confronto, penso. Ma soddisfazione per i giocatori, avete visto in 10 che sono riusciti a fare il terzo gol, a difendersi senza, con ordine, a difendersi con le giuste misure, con equilibrio. Il fatto che abbiamo preso, fatto gol e non abbiamo preso, sono quattro partite che la Galarese ha preso solamente un gol, quindi vuol dire che questo equilibrio ha cominciato a funzionare. Certamente anche negli episodi bisogna avere un piccolo fortuna, perché uno calcia il rigore è più facile che faccia gol, e meno male che Bora è entrato, che è riuscito a fare questa parata. E quindi dai, quando c'hai questi momenti che ti gira bene, perché vuol dire che tutto il gruppo tira da quella parte. Dispiace, vista la vittoria di oggi, anche se non è bello parlare della partita passata, perché l'Alessandria doveva finire così la partita, e invece è finita oggi, per fortuna, e altrimenti, voglio dirti, i giocatori avremmo oggi noi 56 punti, se avessimo vinto anche contro l'Alessandria. E una squadra che fa a questo punto il campionato 56 punti, credo che c'è solamente a dir bravi, ringraziarli per come onorano la maglia, e credo che quando può succedere che questi ragazzi possano sbagliare la partita vanno applauditi ugualmente, perché dimostrano questo grande attaccamento a questi colori. Una, diciamo prima anche con Mister Baldini, sono un po' le slide indosse del calcio, questo calcio di rigore, l'episodio, però fino a quel momento lì, almeno fino al primo tempo, la Carese sembrava più in palla rispetto a Lecce, comunque una delle migliori squadre per come gioca, almeno viste qui. Che partita vede dall'altra parte? No, è una disamina che ci può stare, nel senso che il primo tempo è stato in equilibrio nei valori in campo, è chiaro che hanno avuto almeno quattro situazioni da gol pesanti, potevamo pure andare sotto pesantemente nel primo tempo, che c'è stato un palo di Maccarone nella traversa di Biasci. Noi di contro credo che nella fase offensiva abbiamo fatto quello che dovevamo fare, sia nel primo che nel secondo, tanto che credo sia stata la partita dove abbiamo calciato in porta di più, dove abbiamo avuto le occasioni più nitide. Chiaro che il calcio passa per gli episodi, oggi sto qua a commentare un 3-0 che alla fine la Canarese si è meritata, perché se l'ha fatti e non l'ha presi vuol dire che se l'ha meritati. Non ne farei un dramma più grosso di quello che è, una partita per il risultato pesante da digerire. Era la paura che ci avevo, diciamo, prima della gara, è quella che poi si è avverata. Quando trovi squadre di questa levatura qua dal punto di vista singolo, siamo sempre sul chi va là. Oggi noi nella fase difensiva e nell'interpretazione di quello che chiediamo nella fase difensiva non siamo stati bravi, però dei calciatori, nella fattispecie dei miei difensori, che fino a ieri eravamo la seconda difesa del campionato e che hanno tenuto un livello alto per tutto il campionato, siamo incappati in una giornata storta, soprattutto nella parte centrale della linea difensiva. Ci può stare, non siamo contenti, la prossima vediamo di far meglio. A posto? Allora, volevo chiedere
chiedere, ha visto una Carrarese diversa rispetto alla partita dell'andata? No, nel calcio le partite si spostano gli episodi. All'andata Valente ebbe un'occasione grossa sullo 0-0, ci sta che se andiamo in svantaggio in casa può finire pure con un risultato pesante in casa. Io da parte mia, da allenatore, ho il dovere di valutare che tipo di prestazione fa la squadra e da che si può fare meglio, da che si può fare diverso di quello che abbiamo fatto oggi. E se io vi vengo a dire che, tra virgolette, sono contento di che abbiamo prodotto, uno mi prende per matto, invece io sono contento di quello che la squadra ha prodotto nella fase offensiva, perché abbiamo tirato una marea di volte in porta. Poi nel calcio ci sta che se faccio gol su rigore la vinco pure con 25 minuti dalla fine, ci sta pure che invece prendo un'imbarcata come è venuto fuori oggi. Detto questo, credo che il risultato del campo sia oltre i valori che hanno espresso le due squadre, però nel calcio va per chi lo prende e chi non lo prende, quindi noi oggi abbiamo preso uno schiaffo in faccia pesante, tentiamo di far meglio la prossima. Altre domande o Ragazzi? A posto? Grazie. Di nuovo insieme stiamo parlando ora al Caffè Amaranto di Carrarese Arezzo, Carrarese che insomma, ha un attacco travolgente perché con questi tre gol siamo a 56, ne ha subiti 40, però è un attacco insomma, che ha degli elementi, magari lì si possono permettere di tenere Tavano in panchina, insomma, tanto per dire. Ma oltre che proprio il valore degli attaccanti, anche il modo di giocare mi sembra di Baldini, un modo sbarazzino, quasi un 4-2-4, un modo di giocare che non è che si vede abbastanza spesso in queste categorie. E poi questo Biasci che effettivamente all'andata non è che, non mi ricordo nemmeno se giocava, ma non aveva fatto grandi cose, domenica ci ha messo praticamente in croce insomma. Eh sì, perché poi ha avuto, come dicevi, l'occasione della traversa, altre circostanze, Maccarone. Palo di Maccarone, che è stata anche una bella azione. Può essere una scossa secondo te positiva? A volte ci sono, che poi è una sconfitta che è arrivata comunque al culmine di un periodo non eccessivamente brillante. Addirittura c'è chi dice, io sinceramente non sono d'accordo con questa visione, cioè che la mazzata del Siena abbia creato un po' delle scorie. Secondo me no, perché poi qualche segnale comunque positivo la squadra l'aveva denotato. Però qualcosa di vero c'è in quello che hai detto, perché effettivamente da quella giornata non siamo stati più brillanti. Sì, qualcosina c'era stato anche prima, diciamo che il massimo della brillantezza l'abbiamo avuto nel girone d'andata. Però dopo quella partita, cioè, io penso che qualche scoria quella partita l'abbia lasciata, sinceramente, anche perché è successo qualcosa che di solito non succede mai, insomma, succede una volta ogni 50 anni, penso, a livello professionistico, un discorso di cui un cambiamento di punteggio in quella maniera. Non siamo brillantissimi, e poi c'è da dire che alcuni giovani, e faccio il nome anche di Sala, lo stesso Pinto, lo stesso Buglio, Basit, che hanno tirato più o meno la carretta dall'inizio del campionato, io penso che era fisiologico piano piano che abbiano avuto un leggero calo. E per la prima volta c'è stato il sorpasso del Siena in classifica dopo una lunga rimonta, perché erano partiti tardi, erano partiti male. Adesso, seppur a fatica, sono riusciti a battere la Lucchese e ti chiedo a questo punto, perché la classifica è cortissima, perché a 50 ci sono ben 4 squadre, anche se poi Vercelli ha 2 partite in meno, quindi c'è da considerare anche questo aspetto, ma anche la Pro Patria che ha 46, la posizione finale a questo punto è molto ballerina per l'Arezzo. Assolutamente sì, anche perché poi al Siena lo spunto l'abbiamo dato noi, 3-0, 3-3, da lì poi sono ripartiti. Siamo stati molto bravi a rianimarli, no? Una squadra che forse era già morta, se la chiudevi lì, ma col senno di poi si stava qui fino a notte. Sicuramente a noi ci mancano ancora i 3 punti della propria scienza che altri hanno già preso. Quindi se prendiamo 3 punti siamo terzi. Ok? Se prendiamo, ce li devo dare per forza. Sì. Quindi, e questo è un dato di fatto. Detto questo, è logico che non bisogna certo cullarsi sugli allori o dire tanto ci arriva quei 3 punti. C'è da lavorare sodo, possibilmente arrivare più su possibile, questo che è l'obiettivo ormai che si sono dati, giocare giornata dopo giornata senza
mettersi la croce addosso, questo sarà fondamentale che dal canto lo faccia capire ai giocatori, perché ho visto una squadra, specialmente dopo il rigore sbagliato, proprio spenta. Sbagliato il rigore e spenta la luce. E ancora volendo il tempo ce n'era, quindi bisognerà che mentalmente, essendo molto giovane, sia molto bravo dal canto a cercare di dargli il viatico giusto. Stavo pensando anche al fatto che l'Arezzo, un po' perché ci saranno due trasferte consecutive, la prima dopo Piacenza, la prima che sarà in casa di Alessandri, un po' perché col proprio Piacenza ci sarà la vittoria a tavolino, poi l'Arezzo per oltre un mese tra tutto non ritornerà in casa, perché la gara seguente sarà con il Gozzano, che sarebbe esatto. Quindi il destino dell'Arezzo passerà anche molto in trasferta in questa fase. Eh sì, il destino dell'Arezzo passerà in trasferta e vediamo un po', sperando che le cose vadano meglio delle ultime due, perché le ultime due purtroppo le abbiamo perse tutte e due. Sì, poi ci sono questi tre punti che ci devono arrivare, anche se la giornata che noi riposiamo, che prendiamo tre punti, le altre non è detto che non prendano punti, possono prendere. Solo la Chiesa. No, noi li prendiamo quella giornata, ma se poi tutte le altre quella giornata vincono la partita, comunque ci sono diversi confronti diretti, insomma, vediamo un po'. Effettivamente io penso che domenica sia l'ultima occasione, fra virgolette, per avere un piazzamento importantissimo nella griglia finale, perché se si batte il Piacenza e si ritorna intorno al terzo posto, diciamo, no? E altrimenti bisogna accontentarsi fra virgolette, perché è un piazzamento dignitosissimo verso il quinto, sesto posto, che senz'altro ci avrei firmato all'inizio del campionato, anche se poi l'appetito viene mangiando, siamo stati sempre intorno al secondo, terzo posto, anche se c'erano delle squadre che dovevano recuperare anche molte partite, bisogna essere onesti. Eh sì, quindi chiaramente era una classifica e in parte lo è ancora, non veritiera, perché dobbiamo pareggiare comunque il conto delle gare, che abbiamo visto che non sono semplici, perché la Lintella poi ha recuperato col Cuneo e è incappata della sconfitta per 2-0. Piacenza, lo stesso Piacenza, ha una partita in meno, c'è da capire cosa succede con la Lucchese, perché sono ore frenetiche e potrebbe di nuovo cambiare la classifica, quindi di cose, di variabili ancora ce ne sono tante, però cambia molto la posizione playoff, perché sappiamo che un conto appunto di arrivare secondi o anche terzi, tutto sommato, un conto, e l'Arezzo l'ha pagato anche sulla propria pelle in passato e altre squadre lo hanno fatto, e anche se poi tutto è possibile, perché poi la stessa Arezzo ha visto con la Lucchese cosa è successo, no? Cosenza, due anni fa, il Cosenza l'anno scorso, quindi le sorprese possono esserci sempre, però è chiaro che è un cammino molto difficile. Certo. Sicuramente sì, le posizioni faranno le differenze per tanti motivi. Se arrivi secondo o terzo, giochi dopo un mese quasi dall'inizio dei playoff. Però ti torno a ripetere, è sempre una lotteria, sono come rigori i playoff. Chi sta meglio e chi è più brillante sul pezzo va avanti. Allora ti chiedo su questo, secondo te l'Arezzo, cioè questo calo è un calo anche fisico e secondo te è fisiologico, perché l'Arezzo ha fatto un certo tipo di preparazione per venire fuori più avanti, o non c'entra niente? No, mi piace questa tua espressione. Secondo me non c'entra niente, perché i giocatori quando vanno in campo per cercare di dare sempre il massimo, poi spesso e volentieri ci riescono, altre volte no, come è successo domenica, c'è stato questo purtroppo risultato roboante che ha fatto alzare ancora più le antenne. Però no, assolutamente no, sicuramente l'Arezzo paga la gioventù. Come ti ho sempre detto, è una squadra talmente giovane che ci sta, che arrivi a un certo momento che in alcune situazioni non riesce a trovare il bando della matassa, come è successo domenica. Probabilmente una squadra più esperta avrebbe vinto 1-0 su rigore, ci sta, o pareggiato 1-1. Però questa è una squadra imprevedibile e sono d'accordo con Pavanel quando dice non la vorrei incontrare l'Arezzo playoff. Pavanel? Sì, Pavanel. Ci fermiamo un attimo. 3-0 lascia poco spazio ai commenti, se uno vede il risultato 3-0 ci delude un po' a noi, però come ho già detto anche ai ragazzi, insomma, è una partita che il primo tempo sicuramente hanno fatto qualcosa in più, noi eravamo un po' contratti, il secondo tempo prendi gol dopo 48 secondi
insomma ti taglia un po' le gambe, però nonostante questo abbiamo cercato di giocare. L'episodio del rigore è un episodio che, insomma, se fai gol con un uomo in meno, l'abbiamo già vissuto noi con il Siena, insomma la squadra avversaria perde le proprie certezze e sicuramente te la carica a te, e quindi era un episodio che poteva cambiare la partita. Poi purtroppo chi li tira li sbaglia, come si dice, non c'è nessun problema. Matteo è uno che ha sempre fatto più che bene e ci ha sempre dato più che una mano. Purtroppo capita di sbagliarlo, sbagliano anche nelle finali di Champions, penso che si possa sbagliare anche noi. Purtroppo è andata così, potevamo sbloccarla anche su qualche altro episodio. Poi dopo il 3-0 chiaramente cercavamo di spingere un po' di più, può capitare, però non bisogna sicuramente buttare tutto quello che di buono abbiamo fatto finora, perché penso che sia da stupidi farlo. Ci sono 6 partite ancora, se non sbaglio, e poi qualcosa di importante dopo, quindi bisogna subito ripartire da lunedì con la testa alta, senza abbassarla. Oggi ci sta di abbassarla un po', di essere delusi, perché tutti a fine partita eravamo amareggiati, però mancano 6 partite, come ho detto, e ancora sono tanti punti a disposizione. Siamo lassù, ci stiamo giocando qualcosa di importante che inizio stagione penso che non era da parte di nessuno preventivata una cosa del genere, quindi bisogna essere solo che felici e ripartire. Sicuramente quando perdi 3-0 ci sono tante cose che fanno sì che perdi così in maniera netta. Abbiamo concesso qualcosa in più, cosa che magari non abbiamo mai fatto a livello difensivo, e abbiamo fatto qualche errore di troppo. Ripeto, si sbaglia tutti, capita una giornata storta a qualsiasi persona al mondo, quindi a qualsiasi giocatore, quindi può capitare anche a noi. Non bisogna fasciarsi la testa, perché, ripeto, come ho detto prima, sbagliano i campioni, siamo tutti umani, possiamo sbagliare. La cosa che spero, sono sicuro che non capita, e che voglio, che ho detto anche ai ragazzi a fine partita, che queste cose non ci devono buttare giù, anzi bisogna guardare tutto il percorso che abbiamo fatto e essere contenti. Oggi bisogna essere incazzati, lo dico, ed è giusto esserlo, però da lunedì bisogna ripartire, perché se no rischiamo di rovinare una stagione splendida, e sono sicuro che questo gruppo è un gruppo che già da lunedì parte con la testa giusta, perché ancora deve arrivare il bello, penso. Andiamo insieme dal Caffè Amaranto. Abbiamo chiuso la parte precedente, tu hai citato Pavanel e abbiamo tutti avuto apprensione per questo malore, no, Pierangelo, che ha avuto? Sì, apprensione. Poi quando le cose succedono in campo, insomma, abbiamo anche delle bruttissime cose da ricordare. Però dopo, insomma, l'hanno portato in ospedale, hanno fatto tutte le analisi del caso e poi è rientrato con la squadra. Anzi, io colgo questa occasione per fargli un grandissimo in bocca al lupo, perché è stato ed è una persona importante anche dal punto di vista di persona, oltre che un ottimo allenatore. In questa ultima parte, e dopo parliamo anche con Luca anche di quello che è stato ed è stato, ce lo dirai, il tuo ruolo, perché tu fai anche l'osservatore oltre che l'allenatore. Volevo però con Pierangelo sapere così come ha seguito queste vicende, che sono state veramente e tuttora rimangono antipatiche, alla luce, insomma, di tutta la sofferenza che l'anno scorso si è vissuto, no? Questo scontro, no, ma insomma queste divergenze così forti, no, tra i due artefici di quello che era stato un miracolo, insieme ovviamente a tutta la città, del passato campionato. Da quello che sappiamo, sabato, sempre prima della partita, ci sarà un altro CDA, tra poco sentiremo la cava che conferma, sancirà la nomina, lo scioglimento di fatto di questo CDA, la nomina di un nuovo CDA, del quale non farà parte né Massimo Anselmi e neanche Orgoglio Amaranto, e questo di Orgoglio, insomma, evidentemente è un segnale abbastanza forte. Sì, hai detto una cosa importante te, è stata ed è una cosa piuttosto antipatica, anche perché non è che sono passati anni, è passato solo 12 mesi da tutto quello che abbiamo passato lo scorso anno, un qualcosa veramente veramente importante, dove la città e gli imprenditori aretini, i tifosi, gli sportivi, ma anche chi gli importava un pochino meno di calcio, aveva partecipato a una salvezza veramente impensabile. E che dire, quando siamo
dal di fuori bisogna solo aspettare, vedere come si svolgono le cose, ma io penso che è difficile dare anche dei giudizi. E la cosa che ci terrei a dire è che la cosa più antipatica è cercare di prendere le parti di uno e dell'altro. Io e molte altre persone che conosco abbiamo cercato di rimanerne fuori anche sul giudizio, perché sia la Cava che lo stesso Anselmi, anche se in tono un pochino minore, hanno partecipato attivamente alla salvezza di questa squadra e di questa società. E dopo così poco tempo è anche difficile entrare in certe situazioni che poi solo loro conoscono. Sentiamo il presidente La Cava, come qualche giorno fa ci ha annunciato appunto che aveva saldato, insomma, quella che era la scadenza, che poi in realtà scadeva oggi 18, sì. E Anselmi allo stesso tempo ha fatto la stessa cosa, Orgoglio ha fatto per quello di sua competenza, quindi anche chi paventava rischi, diciamo, di penalizzazioni, credo che forse ha un po' strumentalizzato, no, questo momento per magari tirare l'acqua al suo mulino, qui non credo che ci sia mai stato questo rischio in questo momento. Poi è chiaro che se i numeri sulla questa gestione, no, sono quelli che mi pare non siano stati smentiti, qualche riflessione per giugno e per le prossime scadenze io me lo farei, no? Perché è vero che tutti, diciamo, bene l'Arezzo in questa posizione, ok? Però non è che al di là che il direttore Pieroni ha parlato di attivo di mercato a costo zero, però comunque questa gestione, anche per le scorie precedenti, ha un costo e quindi diciamo che la classifica è anche un'equivalenza, se vogliamo, di questo costo. È un costo alto per la Serie C, è un costo alto, anche se a confronto di altre squadre che sono più o meno nelle nostre posizioni è un costo nettamente inferiore, ma insomma quando si va sopra i 3 milioni di euro, insomma, mi sembra che sia una cosa molto molto importante dal punto di vista economico. Hai detto benissimo te, la situazione fino a giugno è abbastanza lineare, abbastanza tranquilla fra virgolette, però a giugno bisogna chiudere l'annata e bisogna programmare la prossima, e sono cose che, guardando dal punto di vista economico, insomma, anche una società come l'Arezzo sono dei costi importanti, Fabio. Sentiamo La Cava. Il presidente Giorgio La Cava ci teneva a dare una notizia. Qual è, presidente? La notizia da parte mia è che questa mattina ho messo nelle casse dell'SS Arezzo la quota mia di spettanza, ovvero 237.000 euro dei 300.000 che servono da qua al 18 marzo per le scadenze federali. Mi giungono voci che anche gli altri soci dovrebbero aver fatto il bonifico, quindi tutto bene, diciamo, da quel punto di vista. Io ho visto che Zinci già ha iniziato a pagare oggi, quindi mi sa che anche questo mese siamo tra le società che pagano prima del 18, perché oggi siamo al 13, mi sembra, giusto? C'è stato sabato scorso questo CDA, sì. Ci sarà anche un'altra convocazione a breve? Sì, dovrebbe esserci il 23, adesso dobbiamo vedere un po', perché è il giorno della partita col Piacenza, mi sembra, il sabato 23, che c'è la partita la sera alle 20.30, quindi ci dovrebbe essere un CDA nel pomeriggio. Penso che forse ci sarà un CDA nuovo, e sia penso Orgoglio Amaranto che anche Massimo Anselmi dovrebbero uscire dal CDA, dovrei rimanere io, ma adesso ecco, dobbiamo capire anche tecnicamente come fare. Io non sono da questo punto di vista esperto, ma ancora c'è tempo, perché mancano una decina di giorni, sì, oggi è il 13. Sul CDA chiaramente non lo posso fare da solo, come ho letto da varie parti, chiaramente metterò uomini miei di fiducia e andremo avanti come sempre abbiamo fatto, anche perché mi preme dirlo, e qua sono rimasto soddisfatto, devo ringraziare Orgoglio Amaranto e Roberto Cuciniello, nel senso che nacque anche la problematica del calciomercato, della mancata vendita di Basit Buglio. Io ho raccontato i fatti come sono andati e Roberto Cuciniello molto serenamente, dico anche molto seriamente, ha detto anche io avrei fatto la stessa cosa, e quindi di questo glielo devo dare atto.
E quindi l'uscita si basa sul discorso del budget, diciamo, sforato, e questo è il motivo? Non lo so, si parlava ormai, intanto è una parola che è diventata famosa, scelte ormai non condivise, ma ho detto è stata abbastanza, almeno da parte anche di Roberto, anche di Massimo, diciamo, una scelta abbastanza serena. Adesso vedremo il 23, dai. L'importante, come io ho detto all'inizio del CDA, era che ci dovevamo concentrare su questa scadenza del 18, perché dopo tutto quello che abbiamo fatto veramente era da suicidio se noi, che siamo la società che paga sempre in anticipo, anche in questo mese è andato così, prendeva dei punti di penalizzazione. Il rapporto con Anselmi si può ricucire dal punto di vista sempre societario, ovviamente, o a questo punto è irrecuperabile? Io non lo so, diciamo che è abbastanza, dico, tanto inutile nascondersi, penso che sia abbastanza andato, abbiamo cercato forse tutti e due anche di riavvicinarsi, però poi quando succedono certe cose, ci sono certi toni, poi non è facile. Però diciamo, un primo obiettivo al di fuori di tutto, come dico sempre io per il bene dell'Arezzo, è stato assolutamente raggiunto, perché mi dicono che ci mancherebbe altro che sia Anselmi che Orgoglio Amaranto ha confermato di aver fatto il bonifico, penso questa mattina, quindi l'obiettivo primario erano i famosi 300.000 euro che sono stati raggiunti, e quindi quello a parere mio è un grande successo di tutta la società. Dal campo questa situazione che si sperava si potesse risolvere con l'altro CDA, invece pare che i toni siano stati piuttosto accesi tra presidente e vicepresidente, e quindi vedremo poi come si potrà andare avanti anche con un'uscita. La Cava in questa intervista ci dice ci saranno degli uomini di mia fiducia, però è chiaro che allo stesso tempo Orgoglio Amaranto e Anselmi rimangono soci, non fanno parte del CDA ma rimangono soci, quindi comunque poi potranno esercitare dei poteri di controllo, forse anche più stringenti da fuori, non lo sappiamo. Comunque sta di fatto che la situazione non si è risolta, e dal campo è una cosa che secondo te incide, perché poi vediamo, abbiamo visto anche l'Arezzo l'anno scorso, no? Nel peggior momento societario dove mancava tutto, la squadra ha tirato fuori, quindi non è detto anche qui. No, te l'ho detto anche già l'altra volta, secondo me i giocatori sono professionisti e anche nelle difficoltà lavoreranno come hanno sempre lavorato. Magari le difficoltà ti possono aiutare a tirare fuori qualcosa in più per te stesso, lo fai per te stesso, e per la maglia, per i tifosi. Però non incide, secondo me, le cose di società restano nella stanza dei bottoni opportuni, i giocatori hanno un altro spogliatoio. Senti, tu fai l'allenatore quando ci sono dei progetti ovviamente interessanti che ti intrigano, ma fai anche l'osservatore freelance, però possiamo dire, e avevi iniziato a farlo anche per l'Arezzo in questa stagione. Diciamo così, bisogna precisare questa cosa, che sennò si crea confusione, no, e non va bene. Diciamo che nel mondo sportivo, sia della città di Arezzo che regionale, ho tantissimi amici, negli anni me li sono creati con la serietà e col lavoro, perché poi bisogna essere anche molto umili, no? In questo mondo qui dove ci sono, purtroppo si legge anche cose abbastanza antipatiche per quanto riguarda i ragazzi. E spesso e volentieri gli amici che sono nel mondo del calcio mi chiedono dei consigli e mi chiedono anche di andare a visionare dei giocatori. Ecco il mio ruolo d'osservatore, da dove nasce. E spesso molte società, anche importanti, mi chiedono questa cosa qua, di monitorare dei ragazzi e di lì gli faccio delle relazioni e le concedo. Ma non sono né a libro paga, né a busta paga, né quant'altro di qualsiasi altra società. Quindi, come vedete, sono freelance. Sono libero di me stesso, libero di accettare e di non accettare. Logicamente, quando poi le società professioniste ti chiedono delle collaborazioni, le accetti di buon grado, ma come accetti di buon grado quelle dilettantistiche? Ti posso tranquillamente dire che società qui del Valdarno mi hanno chiesto di dargli una mano a livello di settore giovanile, sto parlando, non di prime squadre, di settore giovanile. Questo è importante dirlo, e perché il settore giovanile è quell'aspetto, quella categoria che conosco discretamente bene e mi può permettere di dare dei giudizi o di vedere anche ragazzi che ancora non sono pronti, però di prospettiva. La mia figura di osservatore è solo questa, non è poi
mi piace a me andare a fare l'osservatore in giro, ecco, questo è quanto. Poi logicamente l'Arezzo mi ha chiesto una collaborazione, ma in via del tutto amichevole, niente di scritto, niente di remunerato, anzi ci metto i soldi di tasca mia per andare in giro, quindi bisogna essere ben chiari su questo e lo sottolineo fortemente. Bene, sottolineatura arrivata. Due parole sul Museo Amaranto che continua insomma nella sua attività. Sì, tutte le domeniche mattine siamo aperti, abbiamo fatto delle migliorie alle stanze, abbiamo fatto varie cose, anzi invitiamo tutti gli sportivi, chi vuol venire a vedere tutte le domeniche mattine, per di più va benissimo l'iniziativa di adottare una cornice, perché avevamo tantissime foto senza cornice, abbiamo più di 500 foto attaccate oltre che tantissime maglie ed altre cose, e vedo che questa iniziativa ha avuto molto molto successo, viene continuamente persone o sceglie la foto oppure portano loro le varie cornici. È un qualcosa che con alcuni amici abbiamo iniziato quasi così per scherzo, però va avanti, anche perché la nostra passione, oltre che seguire l'attualità e anche il futuro della nostra squadra, ci piace guardare le tradizioni, la storia della maglia Amaranto. Infatti quando siamo lì si respira questo Amaranto a pieno polmoni, diciamo così. Bella questa immagine, grazie, complimenti a Pierangelo Ceccherini, a Stefano Turchi, a tutti gli amici del Museo Amaranto, grazie a mister Luca Magnanenzi, ritorneremo lunedì prossimo a parlare di Arezzo Piacenza e anche di quello che sarà accaduto nel CDA. Buona serata.